Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio il video delle tipi di persone al mare perché o in spiaggia. Perché dovevo farvelo tempo fa, però visto che sono presa con altri video, quindi niente, eccomi qua con questo video e niente, oggi sono qua a registrarlo. Iniziamo dalla prima tipologia. C'è il bambino che è c'è il bambino imperativo e quello angelico. Quindi quello imperativo è distruttivo, cioè distrugge tutto, castelli, praticamente tutto e grida sempre. Insomma, così. E dopo c'è il bambino angelico che praticamente resta sempre tutta la giornata sotto l'ombrellone a dormire con la mamma. Talmente tanto carini che non si potrebbe evitare di vederli, ovviamente. Poi c'è la fashion blogger che praticamente viene con 500.000 costumi diversi e con ovviamente lo stesso numero di creme perché c'è una persona che la copre tutta, dopo con il suo magnifico telefono, a farsi i selfie che dopo li posta su internet. Però lei viene al mare o in spiaggia. Solo per farsi i selfie e dopo pubblicare, cioè perché acqua, entrare in acqua, no, sabbia, sale, cose del genere. Poi c'è il secchione. Viene al mare, in spiaggia, insomma, cose del genere, con tutti i libri, quaderni, matite, cose varie e si mette a farsi i compiti, ma cioè, io non ce la farei, ma vi invio proprio, cioè. Poi c'è il voglio far di tutto. Praticamente questa è la persona che ogni 5 secondi cambia idea. Vuole andare in acqua, vuole andare a mangiare, vuole mangiare il gelato, vuole guardare lo spettacolo. Talmente tante cose che diciamo che neanche non riesce a farle in quel tempo. Dopo c'è quella persona che non ha voglia di fare niente. Cioè, non vuole fare niente perché quando voi chiedete vieni a fare un bagno, lui vi risponde o lei, no, non ne ho voglia. O vieni a mangiare un gelato, non adesso. Vieni, cose insomma del genere, che dice sempre non ne ho voglia, non voglio, non posso, non. E cose varie, insomma. Comunque. Poi c'è il non mi abbronzo mai, perché diciamo che ogni 5 secondi sta a guardarsi la pelle se si è abbronzato oppure no, ma, cioè, ma è ovvio che se tu ti guardi la pelle ogni 3 secondi non si vede che cambia il colore, che diventa più scuro, magari se ti fai una foto una settimana prima e una settimana dopo magari vedi la differenza, però vabbè. Poi ci sono quelli, gli organizzati perché? Perché praticamente diciamo che si portano dietro tutto il frigo di casa. La cosa che mi stupisce di più di loro è che si portano dietro l'ombrello o anche il piumone in caso piova, ma insomma, seriamente, ma per favore, cioè, ma va bene. Poi c'è il pesce. Pesce perché? Questa tipologia qua mi rappresenta però non così proprio in ogni caso. Cioè, quella persona che la mattina viene con voi ovviamente al mare, si toglie tutti i vestiti e dopo 2 secondi scompare dalla vista della terra. Perché infatti è sott'acqua dopo. Infatti è sott'acqua. E la sera lo vedete che esce fuori dall'acqua. Con le righette sulle dita e con la labbra viola, e vi chiedete per tutto il tempo dove è stato. In ogni caso, abbiamo finito il video, concluso. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E niente, noi. La mosca! Niente, noi ci vediamo al prossimo video e spero che questo vi sia piaciuto. Un bacio e. Ciao!